Gente, buongiorno. Oggi potrebbe essere o una giornata fortunata ed emozionante o veramente una giornata di sfiga. E oggi vedremo perché. Buongiorno e bentornati in calcio con questo nuovo video. Oggi andrò adesso stamattina alle 7.29 a prendere il mio amico Francesco e la sua fidanzata. E andremo a Milano, non proprio Milano ma fuori provincia, Linate, in Lombardia. Purtroppo in un'altra regione, noi essendo zona arancione non potremo uscire, ma per questioni di necessità e come ho fatto l'autocertificazione andiamo a prendere un veicolo veramente veramente stupendo. Quindi prima di iniziare col video vi chiedo di iscrivervi al canale, che è veramente gratis. Lasciatemi un bel like, dobbiamo farlo arrivare a 100 like come minimo, perché verrà fuori un video veramente veramente figo. Attivate la campanellina per ricevere le notifiche, seguitemi sui miei social Instagram e Facebook a roberto.franchi94 e a robifranchi. E ora iniziamo con il video. Bene, adesso siamo arrivati all'autogrill. Dopo 2 ore e mezza di viaggio abbiamo fatto una piccola sosta, caffè e loro due la colazione. Adesso facciamo un piccolo pit stop al bagno e dopo siamo pronti a ripartire per andare verso la concessionaria di Tesla. Intanto loro si fanno video, foto, stupidate, io che guido. Questo è tutto il panorama della strada che abbiamo fatto per andare a ritornare a prendere l'autostrada. Come avete visto, un cielo sereno, bello caldo, sono stati una decina di gradi. Come avete visto abbiamo messo le mascherine e loro due le abbiamo messe dietro. Intanto il mio socio mi diceva la via e il posto dove dover andare, l'ho installato sul navigatore e ci siamo diretti verso Linate. Intanto abbiamo fatto qualche stupidata, cielo sereno, visto il mio vetro della macchina, quello panoramico. Qui siamo all'uscita dell'autostrada per dirigersi in tangenziale, una tangenziale che sembrava un'autostrada. Di sicuro arriverà qualche multa, quello sono poco ma sicuro. E dopo abbiamo continuato il nostro viaggio, tranquilli e beati. Dopo siamo arrivati in concessionaria Tesla, come potete vedere. Che brutti che sei. Qui la giornata era un po' più bruttina, diciamo. Sembrava quasi come se fosse appena piovuto o l'umidità. Ci siamo diretti verso la concessionaria. Siamo entrati, abbiamo visto questa Model X con le porte che si aprono ad ali di gabbiano, diciamo. Bella, grande, enorme. Anche i ceti, guardate i fari, sedili ribassati per la capienza del baule. Dopo adesso vi faccio vedere tutte le foto della macchina, ma prima si sono fatti spiegare tutti l'infotainment della macchina, come funziona, dai sedili riscaldabili sia davanti che dietro. Abbiamo il volante che si sposta in avanti e indietro, il sedile che si sposta in avanti e indietro tutto elettronicamente. Abbiamo tutto il percentuale della batteria, abbiamo tutti i cavi di ricarica per la macchina, abbiamo il legno che fa da cruscotto, questo pezzettino. Dopo abbiamo i sedili, sono veramente comodi. Beh, questa macchina è la Model 3 Long Range Dual Motor con pompa di calore del 2021.
400 cavalli con il nuovo aggiornamento software della macchina, e viene tutto telecomandato telefono. Potete guardare la percentuale della batteria della macchina, potete decidere quando preriscaldare la macchina, tutto ciò che si può fare con un telefono. Potete aprire la macchina col telefono senza portarvi dietro le chiavi, però per sicurezza è meglio portarsele dietro. È un bel colore bianco tipo metallizzato, veramente veramente bello come colore, e ha un'accelerazione da 0 a 100 in meno di 3 secondi e 3. Beh, abbiamo il baule posteriore normale e più un vano piccolino messo nell'anteriore della macchina. Le portiere si aprono con un bottone dove si abbassa anche il finestrino e tu apri la portiera. Il finestrino si alza e si abbassa sempre con i soliti pulsanti come nelle macchine normali, però il vetro posteriore non arriva fino in fondo, ma arriva sempre fino a un quarto dell'apertura normale, per questioni che se il bambino dovesse sporgersi dalla macchina non va a finire sulla strada. E dopo, vabbè, siamo usciti dalla concessionaria, tutti e tre in macchina. Intanto che venivamo in su, come potete vedere da fuori è una macchina veramente bellissima, vista dal tragitto che abbiamo fatto in autostrada fino a Trento nel ritornare indietro, e come potete vedere ha un suo stile. Vabbè, prima abbiamo anche dietro abbiamo due entrate USB-C per chi vuole ricaricare il proprio telefono o cose così. Abbiamo la nostra gioia che si regola la sua postazione per quando deve guidare, per il sedile, per il volante, per gli specchietti. Insomma, quando c'è lei schiaccia il suo profilo e il volante eccetera si regola nella sua posizione che ha regolato prima, quando sale Francesco schiaccia il suo profilo e risale, e la macchina si sistema nel modo suo di quando guida lui la macchina. Dopo abbiamo fatto un profilo dove il volante si tira in avanti, il sedile si tira indietro nel momento in cui ha finito di guidare e vuole uscire dalla macchina o entrare in macchina, e allora schiacciano quel profilo lì che è neutrale. Una bellissima macchina, ha un muso eccezionale, ha un profilo veramente bello, è veramente comoda, ha uno stile anche vista da fuori bellissima, come potete vedere da tutte le foto che vi sto facendo vedere. Potete attivare il servizio Tesla, potete farlo vocalmente, e quando dovete tornare a casa potete impostare già la vostra via e il vostro posto dove abitate, e Tesla in base al suo capire dove sono tutte le stazioni di carica e Tesla e anche non, vi farà fare quel tragitto. Noi infatti siamo arrivati fino ad Affi, abbiamo ricaricato la macchina e dopo siamo venuti su verso Trento, e questa è stata la giornata un po' velocizzata perché abbiamo dovuto fare tutto in tempi brevi per ritornare a casa nostra in Trentino, e ci sarà anche un'altra occasione per provarla. Beh, come avete visto dal video è veramente una bellissima auto, molto lineare, molto comoda, ha un'accelerazione pazzesca, ma questo mini particolari l'avete già visti nel video precedente di quando siamo andati a provarla, questa Tesla. Adesso stiamo tornando a casa e è stata una giornata veramente bella. Speriamo sempre di non incontrare le pattuglie per i posti di blocco e arrivare a casa lisci lisci come l'olio. Adesso rientriamo, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Iscrivetevi al canale qua sotto che è gratis, attivate la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video sul mio canale. Andate a visitare anche i miei social network, Instagram in particolare a roberto.franchi94, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!